modello che viene presentato, uno dei modelli che viene presentato a Ravenna la prossima settimana riguarda un modello di stima dei costi economici di un incidente. Il modello si basa su tre categorie di input che vengono messe a fattor comune e interrelazionate l'una con l'altra. La prima riguarda la valutazione del rischio ambientale, la seconda riguarda la valutazione dell'impatto socio-economico che ha un incidente sull'attività, e il terzo riguarda le modalità di mitigazione, quindi le attività che si possono mettere in piedi per ridurre l'entità dell'evento. È stata fatta una simulazione per verificare come funziona il modello, considerando come variabili socio-economiche essenzialmente variabili esterne, quindi attività come l'acquacoltura o l'attività commerciale della pesca, piuttosto che l'impatto che un incidente può avere sul turismo, che come si può immaginare hanno delle ripercussioni dirette su questo. Il modello concettuale messo a punto consente di fare delle stime previsionali su quelle che sono i costi legati all'evento incidentale che avviene in mare in termini di contaminazioni, costi sulle industrie che sono state prioritizzate, in questo caso per l'appunto la pesca, il turismo e l'acquacoltura, e definire quali possono essere gli interventi di mitigazione e quali impatti economici questi possono avere.